Ciao a tutti. Riassunto della puntata precedente. Con due faretti che risultavano bruciati, li ho smontati tutti e due, ne ho fatto un'analisi e è emerso che entrambi i faretti hanno il LED bruciato, mentre invece hanno l'inverter, l'alimentatore, buono. Questo alimentatore fa 220-30 volts. Questo già l'ho ricablato. Per la 220 l'idea mi è venuta che mi è venuta è la seguente, cioè praticamente utilizzando questo cippone, che è sempre di un faretto da 30-50 watt, non so, comunque funziona a 30 volt, l'ho già provato, l'abbiamo visto anche nel video precedente. Tolgo questo, ci metto questo, ricostruisco praticamente di 2/3 faretti, ne faccio uno solo, ma ci farò un faretto per il laboratorio. Mi dice bene che praticamente i buchi che servivano per il blocco, guarda un po', combaciano con questi. Zà, eccolo. Oh, meglio che così imbrattiamo bene bene qui il cercafase. Ecco qua. Adesso a dire la verità potremmo anche lasciarlo così. Adesso andiamo a metterci due viterelle. Adesso lo passiamo qui dentro. Non sarà più un faretto da esterni, ovviamente, mai più. Forse cambieremo. Sì, li cambio, va. Cambio questi fili che è meglio. Prima di andare a cambiare i fili, voglio fare una prova con il diffrattore, il riflettore, il diffrattore, mica lo so come si chiama, sto coso qua. Mi guardate che è perfetto per questo chip. Adesso un'altra cosa che devo fare è pulire bene il chip, perché mi si è sporcato. Dopo le saldature e il collaudo, utilizziamo l'alimentatore, quello che ho fatto vedere prima, quello della stampante, una fattispecie è questo qua. Ok, pronti per la sfarfallata? A voi adesso per monitor non vi fa nulla, ma se la prendete dal vivo, con gli occhi, questa qui, di sistema. Sono dei tanti pericoli al quale bisogna fare molta attenzione quando si lavora nel laboratorio. Adesso mi vado a preparare per andare a lavorare. Interrompo qui, per voi non cambierà nulla. Questione per voi di pochi secondi, per me passerà qualche giorno.
straight doing it. What up, Don? What up, Don? Ed ecco qua il faretto fatto. Avevo pensato di utilizzare un tessuto per fare da diffusore, no? Per avere una luce più diffusa e oltretutto non essere abbagliato dal se casualmente osservo il faretto a distanza così ravvicinata, insomma, è abbastanza fastidioso. Però ho visto che insomma funziona male, quindi così è l'unica maniera. Ecco qua, fatto, rifunziona. Di due faretti almeno uno l'ho ricavato. Chiaramente non sarà più da esterno, appunto, sarà da usare in laboratorio per fare le riprese. Da due da buttare, uno da utilizzare. Obiettivo raggiunto, recuperato. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video e se potete iscrivetevi al canale. Grazie.